ho incominciato in questa città perché sono di Riccione in realtà, per cui anche di spostarmi per me non era una gran cosa. Cioè, Riccione mi piace, amo Riccione, poi ho girato il mondo per una vita e in realtà sto bene qua, per cui decisamente ho incominciato a investire a Riccione perché è la mia città. Dal 69 a oggi sono cambiate molte cose. Cioè, Riccione è diventata di moda per tante ragioni, vuoi per gli imprenditori, vuoi per i negozi che sono stati aperti, dalla Papete a me, ad altri. E tanti anni fa abbiamo incominciato a fare di Riccione la prima città dell'Adriatico aperta la domenica. In quel periodo lì siamo riusciti insieme all'amministrazione comunale a far diventare la domenica il giorno lavorativo più importante invernale, investendo su promozioni, spettacoli, tutte cose di un certo tipo e aprendo i negozi la domenica. Poi c'è stata la chiusura ed è diventata isola pedonale e anche lì, nonostante varie divergenze, è nata un'altra cosa che ha portato l'evoluzione di Riccione, ha portato Riccione ad essere la prima a fare queste cose. Poi è stata seguita anche dalle altre città. In realtà forse è per questo che si dice che ha fatto tendenza. Ma diciamo che praticamente pensione da Oscar è un periodo che è già avanti, qui siamo già avanti, io ho cominciato anche tanto tempo prima. Poi quelli lì sono dei negozi che sono, diciamo, di rottura, nel senso che vengono fuori da delle ispirazioni dovute viaggiando, New York, Londra, piuttosto che... Cioè, tu vedi delle cose, se io ero ancora relativamente giovane, mi divertivo a vedere delle cose, e praticamente mi piaceva trasformarle. Poi dopo ho avuto questo mio amico che era l'architetto Cordero di Torino che mi ha dato una mano a mettere in piedi questo negozio che si chiamava Pensione da Oscar, che già era un nome strano, però era di abbigliamento. Poi il Block 60 è nato insieme a idee anche con altre persone, perché io credo molto, non credo, oggi soprattutto non credo molto nell'individualità. Trasmettere delle emozioni le trasmetti col contenitore. Il contenitore deve essere variegato, per cui diciamo che l'idea del multistore di un certo tipo, presa poi diciamo dai grandi magazzini dove ci sono... Ecco, diciamo che questo qui può essere un contenitore con cose di razza. E io suggerirei che bisogna incominciare anche a sognare. Secondo me c'è forse un po' troppa questa cosa di tecnologia. Come dire, non lo so, mi rifaccio a un discorso che probabilmente si diceva una volta che studiare il liceo classico era la cosa migliore. Io sono molto dell'avviso che sia così, perché è una formazione mentale. No? Non è vero che studiare il latino non serve a niente, cioè serve ad aprire la testa, perché avevo letto una cosa che era abbastanza interessante. La testa è come il paracadute, bisogna aprirla se ti vuoi salvare. Il futuro a me ne rimane poco purtroppo, però io trovo che il futuro è bello se si torna anche un pelo indietro col fatto di incominciare a ragionare in una certa maniera, incominciare dalle scuole a far capire ai ragazzi che non è vincente oggi quello che copia o quello che domani diventa calciatore o velina, oggi è vincente chi allarga la testa e chi incomincia a pensare in una certa maniera, ma secondo me sono dei cambi generazionali, per arrivare a capire una certa cosa, per arrivare a capire che chi non paga le tasse non è un furbo, ma è un deficiente, secondo me ci vuole delle generazioni, per cui devi incominciare a fare in maniera che queste cose si incomincino a capire dalla scuola, vale a dire proprio dall'inizio. Prego, però rende l'idea.